Nella sala giunta della Camera di Commercio di Catanzaro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma della 12ª edizione del Festival d'autunno, illustrato dal direttore artistico Antonietta Santa Croce. Presente anche il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Musica e spiritualità. E questo è il viaggio che la 12ª edizione del Festival d'autunno di Catanzaro ha scelto di compiere nell'arco degli eventi che si susseguiranno nei prossimi mesi. L'intero programma è stato esposto il 17 luglio scorso in una conferenza stampa presso la sala giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, alla presenza del direttore artistico Antonietta Santa Croce, del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e di altri amministratori locali. Il Festival d'autunno è finanziato dalla Regione Calabria tramite il PORFERS 2007-2013 Calabria Terra di Festival e vanta partner istituzionali quali il Comune di Catanzaro, la Camera di Commercio di Catanzaro e importanti aziende quali Fondazione Carical, IGEA Calabria, Guglielmo Caffè, Confindustria Catanzaro, SACAL e Rubbettino Editore in qualità di sponsor. Sentiamo direttamente le dichiarazioni lasciate ai nostri microfoni del direttore artistico Antonietta Santa Croce e del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Quest'anno ho ideato un cartellone da Oscar, sia per i grandi interpreti, dei quali ben due hanno ricevuto questo prestigioso premio, sia appunto per l'alta caratura del cartellone stesso, che si può dividere in due parti. Una parte appunto dedicata al continente latinoamericano, con grandissime star del calibro di Herbie Hancock, unicata in Italia, Tania Maria, e Luis Bacalov e Michele Placido, col nuovo progetto sull'Argentina ed il tango. E una seconda parte dedicata invece alle nostre origini, alla nostra terra, con l'atteso ritorno in scena di Loredana Bertè e il balletto Venti del Sud, che ripropone appunto la musica del Sud Italia, quindi dalla tamuriata alla taranta, alla pizzica, alla tarantella. Veramente quindi un tripudio di suoni e di musiche da tutto il mondo, unitamente alle conferenze laterali dedicate quest'anno al tema della spiritualità in senso lato e che avranno prestigiosissimi relatori appunto disponibili a confrontarsi con il pubblico su temi di grande attualità, quindi spiritualità e media, spiritualità e comunicazione e spiritualità e medicina. Un festival d'autunno quest'anno, che è arrivata alla sua 12ª edizione, sta contribuendo moltissimo ad arricchire il cartellone del Politeama. Con un grande orgoglio devo dire che è l'unico teatro della Calabria aperto che fa la stagione, gli altri sono chiusi, lo sappiamo tutti quanti, ma festival d'autunno e musica e cinema stanno arricchendo anche questo cartellone che quest'anno abbiamo già deliberato, sarà presentato alla stampa per qualche settimana ed è un bel cartellone, onestamente, considerando anche i tempi, considerando anche la spesa complessiva, credo che sia il direttore artistico Toni Santa Croce, ma anche Mario Foglietti, abbiamo fatto veramente un bel lavoro, perché veramente con pochi costi siamo riusciti a fare un cartellone importante e poi soprattutto abbiamo una fondazione che ormai è risalita alla grande e quindi credo che esploderà il prossimo anno, sperando di poter fare anche la lirica, ma soprattutto quest'anno approveremo un bilancio per la prima volta nella storia della Fondazione Politeama, addirittura con un utile. In un momento come questo fare cultura e tenere comunque a bada anche i costi è una cosa importantissima, ma soprattutto la qualità. Devo dire che il direttore artistico Tony Santa Croce ha sempre offerto spettacoli di grande qualità. Quest'anno abbiamo anche degli artisti internazionali per quanto riguarda il settore del jazz. Credo che veramente sia una cosa importante.